Io non mi sento già più le mani. Ale, bloccami un secondo perché non mi sento le mani. Ah, merda. Non riesco a sentire la roccia. Bella raga, come avete potuto immaginare, oggi siamo andati a ritentare una via che abbiamo provato l'anno scorso, ma dalla quale abbiamo poi desistito per via del freddo assurdo che c'era quel giorno lì. Sto parlando di Graziella al Magnaghi Meridionale. Per la sua esposizione è infatti una via molto molto fredda. Quindi, ieri giornata ideale, dal momento che c'erano 30 gradi praticamente ovunque e abbiamo scalato veramente veramente bene. Ma sul secondo tiro uso le cadute. Ci sei? E quindi siamo tornati giù, fine del video. No, scherzo, abbiamo continuato e l'abbiamo portata a termine la via. È stato anche questo un bel sassolino della scarpa che mi sono tolto perché oggettivamente è penso una delle vie più belle che abbia fatto in grignetta. La roccia è ottima, il percorso è logico, il coinvolgimento emotivo è altrettanto importante, nel senso che non è assolutamente una via per principianti. A mio parere la gradazione è molto stretta e le protezioni sono molto distanti, quindi bisogna avere anche una buona manualità nel mettere protezioni veloci e nel sapere mettere bene, perché comunque quella della grignetta è una roccia molto particolare, ma devo comunque dire che è una via veramente 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 bella. Prima di lasciarvi le immagini vi ricordo di iscrivervi al canale e farmi un giro sul canale per trovare tanti altri video come questo, altri video in grignetta o comunque altri video d'arrampicata in giro per dove vado di solito. Inoltre, se volete rimanere sempre aggiornati su quello che faccio, sapere dove sono, vi invito a farmi un giro sui miei canali social, trovate qui e in descrizione vi lascio anche il link al sito di DF Sport Specialist che mi sta aiutando nella realizzazione di questi video. Ma bando alle ciance, andiamo su Graziella. Detto così è proprio brutto. Free soloing by Ale Enduslo. Ale, che ci sei? Giù, è lì, grande.
scusa. Dopo aver fatto Graziella, le possibilità di discesa sono diverse. A mio parere, la più intelligente e furba è completare il giro dei Magnaghi facendo il cosiddetto traversino verso il Magnaghi centrale, che è circa un quarto più, ma attenzione perché è molto unto, e poi facendo una delle vie che ci sono sul Magnaghi settentrionale. Infatti Ale e Bert, che erano più avanti di noi, hanno optato per fare la via Lecco. Io e Uslo, complice anche il caldo, invece abbiamo deciso di non scalare perché invece faceva veramente veramente caldo in quel momento lì. Quindi abbiamo fatto, secondo me, forse l'idea peggiore tra tutte, cioè scendere dalla Forcella a Glasgow. Anzi, la peggiore secondo me è iniziare a far doppio sulla normale al Magnaghi meridionale. Fatto anche quello, secondo me, tra le tre ipotesi, fate il giro dei Magnaghi. Noi abbiamo fatto il traversino, abbiamo fatto poi in conserva tutta la parte col cordino di ferro e ci siamo scesi poi piedi dalla Forcella a Glasgow. Per tornare agli zaini, però, abbiamo deciso di risalire fino al Passo del Gatto e scendere giù per il canalone Porta. Praticamente non so quanti metri di dislivello ci siamo sparati, però vabbè, è tutto allenamento. Comunque vi faccio vedere com'è il traversino e poi valutate voi. Scendiamo giù piano verso il traversino. Bastardissimo quel coso lì. Sto fuori dal traversino, là vedete il Magnaghi settentrionale con qualcuno che esce fuori dalla via Lecco, Uslo che risale, lì qualcuno sullo spigolo Falk, lì sotto c'è la via dei ragni e la castagna alta al meridionale. Vedete che spettacolo. Oggi ti faccio pure servizio guida, hai visto? Con dentro i rinvii. Vabbè raga, cosa si dice? Grazie, grazie Graziella. Grazie Orazio, grazie a c'è 95. Sì, cosa? C'è 95 la sastà. Anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche, ma soprattutto condividetelo con i vostri amici. Se voi avete fatto la via, fatemelo sapere nei commenti. Se avete anche altre domande, scrivetemi pure nei commenti o scrivetemi anche sui canali social. Sono sempre felice di rispondervi. E noi ci vediamo alla prossima. Bella raga!